Oggi voglio raccontarvi la storia incredibile di Anthony, un uomo che è morto e ha incontrato Dio. Questo racconto è tratto da una storia vera ed una reale testimonianza. Ma chi è Anthony e cosa gli è successo? Prima di continuare, ti chiediamo una gentilezza. Iscriviti al canale e metti mi piace. Ci aiuterai a divulgare questa storia a più fedeli. Se ti va, puoi anche commentare questo video con un amen o una preghiera. Oppure, condividilo con i tuoi cari. Ascolta attentamente questa storia fino alla fine, potresti davvero rimanere scioccato da questo accaduto. Ancora oggi ci sono migliaia di persone incredule a quello che è successo, ma ti assicuriamo che è tutto vero. Anthony era un giovane padre di famiglia che viveva in Florida. Lavorava come meccanico e amava andare in moto. Un giorno, mentre stava guidando la sua Harley Davidson, ha avuto un terribile incidente che lo ha portato al limite tra la vita e la morte. Un'auto lo ha investito da dietro, facendolo volare per aria e cadere sull'asfalto. Anthony ha riportato gravi ferite alla testa, al torace e alle gambe. I soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Mentre era in coma, Anthony ha vissuto un'esperienza di premorte che ha cambiato per sempre la sua vita. Anthony racconta che durante la sua esperienza di premorte si è sentito uscire dal suo corpo e viaggiare verso una luce brillante. Lì ha incontrato una presenza amorosa e pacifica che ha riconosciuto come Dio. Dio gli ha parlato telepaticamente e gli ha mostrato la sua vita passata, presente e futura. Gli ha anche detto che doveva tornare indietro perché aveva ancora una missione da compiere sulla terra. Anthony descrive così il suo incontro con Dio. Era una luce così intensa che non si può nemmeno immaginare. Era come se fosse tutto ciò che esiste. Era calda, accogliente, piena di amore. Mi sentivo come se fossi a casa, come se fossi tornato al luogo da cui ero venuto. Dio mi ha detto che mi amava e che era orgoglioso di me. Mi ha detto che mi conosceva da sempre e che sapeva tutto di me. Mi ha detto che mi aveva creato per uno scopo e che mi avrebbe aiutato a realizzarlo. Mi ha detto che non ero mai stato solo e che lui era sempre stato con me. Anthony dice che Dio gli ha mostrato la sua vita in una sorta di schermo gigante, dove poteva vedere ogni momento, ogni pensiero, ogni emozione, ogni azione che aveva fatto. Dice che non c'era nessun giudizio, solo comprensione e compassione. Dice anche che Dio gli ha mostrato il suo futuro, dove poteva vedere cosa sarebbe successo se fosse rimasto vivo o se fosse morto. Dice che il suo futuro era pieno di sfide, ma anche di opportunità e di gioia. Anthony dice che avrebbe voluto restare con Dio per sempre, ma che Dio gli ha detto che doveva tornare indietro perché aveva ancora delle cose da fare sulla terra. Gli ha detto che aveva una famiglia che lo amava e lo aspettava, e che aveva un ruolo importante da svolgere nel mondo. Gli ha detto anche che non doveva avere paura della morte, perché era solo un passaggio verso una realtà più grande e più bella. Gli ha detto infine che sarebbe sempre stato con lui e che un giorno si sarebbero rivisti. Anthony si è risvegliato dal coma con una nuova consapevolezza e una nuova fede. Dice che la sua esperienza di premorte gli ha insegnato che Dio è reale e che ci ama tutti incondizionatamente. Dice anche che ora non ha più paura della morte, perché sa che c'è qualcosa di meraviglioso che ci aspetta dopo. Dice infine che ora cerca di vivere in modo più positivo, più grato e più altruista. Ma chi è questo Dio che Anthony ha incontrato? E cosa c'entra Gesù Cristo con la sua storia? Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro e capire cosa ci insegna la fede cristiana su Dio e Gesù. La fede cristiana ci dice che Dio è l'essere supremo, il creatore e il Signore di tutto ciò che esiste. Dio è uno, ma si manifesta in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo è il mistero della Santissima Trinità, che è al centro della fede cristiana. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Gesù è nato da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, ed è diventato vero uomo senza perdere la sua divinità. Gesù è il Messia promesso, il Salvatore del mondo,
il maestro e il modello di ogni cristiano. Gesù ha predicato il regno di Dio, ha compiuto miracoli e segni, ha istituito la Chiesa e i sacramenti, ha amato fino a dare la sua vita per noi sulla croce. Gesù è morto e risorto, ed è asceso al cielo, dove siede alla destra del Padre. Gesù tornerà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti. La fede cristiana ci dice che Dio ci ama con un amore infinito e che vuole che siamo felici con Lui per sempre. La fede cristiana ci dice anche che siamo peccatori, che abbiamo bisogno del perdono e della grazia di Dio per essere salvati. La fede cristiana ci dice infine che siamo chiamati a seguire Gesù, ad amare Dio e il prossimo, a vivere secondo il Vangelo e i comandamenti, a partecipare alla vita della Chiesa e ai suoi sacramenti, a testimoniare la nostra speranza nel mondo. Anthony ha sperimentato tutto questo nella sua esperienza di premorte. Ha incontrato Dio come Padre misericordioso, come Figlio Redentore, come Spirito Consolatore. Ha visto la sua vita alla luce della verità e dell'amore di Dio. Ha capito il senso della sua esistenza e la sua vocazione. Ha ricevuto la forza di affrontare le sue prove e le sue sofferenze. Ha scoperto la bellezza della fede e la gioia della speranza. Questa è stata la storia di Anthony, uno dei tanti testimoni di esperienze di premorte che hanno incontrato Dio. Grazie per aver guardato questo video e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto e cercheremo di rispondervi. Ora, prima di salutarci, vorrei invitare tutti a unirsi a me in una preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per averci fatto conoscere la storia di Anthony e per averci mostrato il tuo amore e la tua misericordia. Ti chiediamo di benedire lui e la sua famiglia, e di aiutarli a vivere nella tua grazia e nella tua pace. Ti chiediamo anche di benedire tutti coloro che guardano questo video, e di accendere nei loro cuori il desiderio di cercarti e di seguirti. Ti chiediamo infine di accogliere nella tua gloria tutti i nostri fratelli e sorelle che sono morti, specialmente quelli che hanno avuto esperienze di premorte. Per intercessione della Vergine Maria, Madre tua e nostra, ti preghiamo. Amen. Grazie per aver pregato con me. Vi auguro una buona giornata e vi saluto con affetto. A presto!